Ogni tanto si incontrano degli oggetti che hanno quasi un'anima, oggetti particolari, strani, stravaganti. Beh, oggi è uno di questi che vi porto, un vero ed autentico Rathrod in stile Mad Max. Sono davvero contento di avere questa opportunità. Quindi allacciate le cinture, sedetevi e venite con me a guidare questo veicolo veramente particolare. Con un mezzo come questo non potevo che sfruttare la situazione a mio vantaggio per mettermi la maschera di Immortan Joe. Perché oggi vi porto su un vero Rathrod in stile Mad Max. I Rathrod, veicoli incredibili, cattivissimi, capaci di incutere timore e fascino allo stesso tempo. I mezzi protagonisti di una delle serie TV, serie di film che amo maggiormente, Mad Max, dal primo capitolo fino all'ultimo Fury Road. A bordo di mezzi incredibili con motori potentissimi, creano un mix di suspense, azione incredibile. E oggi proveremo un mezzo proprio degno di una pellicola del genere. Non potevo che non conciarmi come un coglione, ma va bene. Sono anni che ho questa maschera e spero di mettermela in un video ed eccomi. Bellissimi, cattivissimi, stravaganti, marci, arrugginiti, licenze estetiche, poetiche, incredibili. Quindi teschi, bottiglie di whisky. Manette, catene, scheletri, ruggine, ossa, tutto quello che si può desiderare in una macchina c'è. Abbiamo un vecchio Ford pick-up, cioppato parecchio, con un cassone in legno, un motore Chevrolet Small Block molto potente su cui svetta un imponente Tannenram della Weyand con sopra due vecchi Holley, danno da bere all'assettatissimo V8 che equipaggia questo veicolo incredibile. Telaio modificato con la scocca affossata dentro il telaio, ponte rigido all'anteriore con le balestre, quattro freni a tamburo, non si sterza, non si frena, qua si rischia e basta. Qua si sta scomodi, fa rumore, scricchiola, rimbomba, rintocca, ingestibile, ma ha anche dei difetti. Non è mio, per esempio, uno dei suoi difetti. Due ruote da fuoristrada al posteriore, ruotine piccole della Hooker davanti. Che cavolo volete di più dalla vita? Un mezzo così, quando ci vai in giro, ti senti trasportato direttamente nel deserto australiano dove il grande Max combatteva il male per procurarsi un po' di benzina. E lo guiderò così. Sentite che rumori che fa sta casa. Probabilmente non sentirete niente di quello che dico, quindi parlerò poco. Road. È
denaro umano? Troppo bello, volevo farlo da una vita! È un paio di giorni che lo provo, devo dire che è un mezzo impegnativo, ragazzi. Girarci è faticoso. Hai anche un po' l'ansia delle forze dell'ordine, sebbene sia immatricolato così. Vi devo dire, l'altro giorno sono andato a trovare Freddy. Ciao, Fede! Ciao, anzi! Che è a 15 km da me. Beh, quando sono tornato a casa ero stanco. 30 km sono stati impegnativi, probabilmente se facevo il turistrofi faticavo meno. Però è anche il suo bello, nel senso non è una macchina che deve essere confortevole, è una macchina che deve essere stravagante. E qua la stravaganza è all'ordine del giorno con un mezzo del genere. Lasciatevelo dire. Mamma mia che mezzo, non è neanche scomodo come seduta, devo dire che la poltroncina è efficace. Veramente un bel mezzo. Strambo, arrugginito, rumoroso, eccentrico, ma bello. Mamma mia come lo vorrei, un mezzo del genere per fare il pirla in giro. Purtroppo sono veramente difficili da trovare, perché sono veramente complicati da immatricolare, ma in qualche caso si trova. Quando guidi un mezzo cioppato con la... così ti viene da guidare ingobbito, non lo so perché, è proprio una questione di postura. Ti devi ingobbire, così sei più pratico anche tu. Chissà se si sentirà, perché fa un casino, cioè la mia voce. Che vi devo dire, è stato breve ma intenso. Un veicolo veramente unico, come vi dicevo, vi dà delle sensazioni strane, opposte. Io sono abituato a guidare mezzi strani, particolari, ovviamente, come sapete se mi seguite. Ma questo è veramente assurdo, perché è tutto quello che non vorresti da una macchina, ma è allo stesso tempo buona parte di ciò che, di cui tu pensi di aver bisogno di una macchina. Non so se riuscite a capire quello che voglio dire. È veramente stupida, cazzo. Stupida vera, e a me le cose stupide piacciono, c'è poco da fare. Ragazzi, la riporto dentro che devo fare l'ultima serie di check e poi tornerà dal suo padroncino, che è un matto furioso se la guida lei insieme ad altre due, Rat Road, se non mi ricordo male. Sono contento e lo ringrazio di avermelo prestato anche per fare questo video. Mamma mia, mezzo pazzesco. Ne porteremo altri, vedrò di portarvi Hot Rod, vedrò di portarvi Custom, tutto sul canale. Se vi piace, commentate e mettete un mi piace. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, ragazzi, perché a voi non costa niente, ma a me serve tantissimo, perché più il canale funziona, più avrò modo di investire tempo e risorse per portarvi ulteriori contenuti. Ciao ragazzi, ero BPMG, mamma mia che bello. Vado a farmi un altro giro senza telecamere. Capite a me. Ciao!